Io sono Franz e oggi siamo tornati su Clash of Clan. Ragazzi, oggi attacco di War. Facciamo un saluto. Bell'Android. Ok ragazzi, io sono pronto. Intanto salutiamo Pepsi, Guerriero, l'Ether, tutti quelli del clan. Eccola qua la mia Pepsi, Bell'Android. Va bene ragazzi, gli dico che vado, che faccio il mio attacco. Ok, e siamo pronti. Mi hanno detto di attaccare il 2 e infatti è il bersaglio consigliato. Ok, le truppe le ho pronte. Andiamo. Guardando bene, vediamo un po'. Io attaccherei di qua, piazzandoli subito due fulmini. Perfetto. Via i miei 5 arcieri. Il re barbaro, sperando di fare un po' di macello subito. Ed ecco qua il veleno. E siamo pronti. Via senza paura. Forza miei bei draghi. Ecco qua, subito. E voilà. E speriamo che il municipio non lo saltano. Per adesso, se distruggono... Non lo so ragazzi se ce la possiamo fare. Perché le loro difese... Diciamo che mi toccano i draghi, ci sono. Però la mia regina per adesso sta facendo piazza pulita. Guardate ragazzi, che dirvi. Un attacco forse troppo facile. Guardate quanti draghi. Ecco, una cosa che io odio di Clash, che le truppe che non vengono distrutte, cioè sarebbe giusto che ritornino. Guardate quanti draghi mi sono avanzati. Potevo evitare di usarli tutti. Vabbè, comunque l'abbiamo trestellato. Ok. mi volevo... Franzi è il migliore, salutiamo Terminator. Va bene ragazzi. E facciamogli una piccola smile. Che dirvi ragazzi, io spero che questo attacco di guerra vi sia piaciuto. Questa guerra è ancora recuperabile perché alcuni di noi ancora non hanno attaccato, quindi come vedete abbiamo ancora 9 attacchi a disposizione. E guardate, vi faccio vedere questo qui che ha tentato di farmi le stelle. Non avevo chissà che cosa in difesa, eh. Ve lo velocizzo un attimo. Guardate. Ha voluto provare. Ma come vedete, mettere insieme anche re e regina al suo perché. Non fate caso alle mura nere sparse un po' dappertutto perché le sto migliorando e quindi... Velocizziamo a 2. Mi ha attaccato con i domatori al 5. Non sempre è una grande tecnica. Tanto vediamo. Pepsi ha detto che mi sono salvato. Come vedete, non è che ha fatto chissà che cosa. I miei scheletrini vanno a dargli fastidio, mentre la mia regina gli fa secco il suo re. Praticamente non aveva speranza. Un colpo della mia regina e via il mago.
Va bene ragazzi, io spero che il video vi sia piaciuto. Per adesso dal vostro Franz è tutto. Bell'Android!